Benvenuti sul nostro canale YouTube, dove in questi mesi difficili stiamo presentando parecchie novità editoriali. Oggi sono molto contento di avere con noi Elena Percivaldi, che insieme a Mario Galloni ha appena pubblicato 35 castelli imperdibili della Toscana, 160 pagine a 13 euro, pubblicato dalle edizioni Il Capricorno. Che dire, non rubare tempo a Elena, che avrà parecchie cose da raccontarci su questo interessante libro. E quindi, Elena, a te la parola. Grazie, intanto a te Maurizio, grazie agli amici di Italia Medievale e a tutti quelli che guarderanno questo video. Questo libro è proprio una novità freschissima perché da oggi in libreria è stato pubblicato da pochissimo tempo, è stato dapprima diffuso in collaborazione e in abbinamento con La Nazione in Toscana. Il libro è questo, quindi ha avuto una diffusione all'inizio in edicola e poi, come spesso fa appunto ormai, possiamo dire anche di prassi, l'edizione del Capricorno, prima appunto fa un giro in edicola con alcuni dei quotidiani di riferimento, siccome si parla di luoghi magari specifici, determinate regioni con la stampa locale, e poi a un certo punto il libro finisce in libreria. E oggi è proprio il giorno clou, quindi ti ringrazio, siete i primi ecco a parlarne sulla giornata di uscita proprio, quindi da oggi in libreria lo trovate anche su ovviamente i canali di distribuzione Amazon, IBS, via dicendo, quelli internet, quindi vi arriva direttamente a casa. È un libro questo che abbiamo scritto appunto io e Mario Galloni, che è mio marito e collega giornalista anche, non è uno storico, è un giornalista e basta, però è molto curioso da sempre di aspetti storici, anche lui ricerca e collabora con me a molti progetti. Un libro che nasce come secondo volume, si può dire, di una collana che è nata l'anno scorso proprio sui castelli, con il primo titolo che avevo scritto io, I castelli imperdibili della Lombardia. Il titolo Imperdibili in realtà può sembrare un pochino fuorviante, nel senso che alcuni dei castelli, soprattutto per il testo sulla Lombardia, non erano famosissimi, perché ovviamente è molto più facile parlare di castelli importanti come può essere il castello Sforzesco di Milano oppure castelli di grandi capoluoghi, però sono già fin troppo noti, quindi non ci sembrava giusto includerli. Comunque era stata anche una scelta condivisa e voluta soprattutto dall'editore, e quindi si è privilegiato quei castelli magari meno noti, un po' più fuori mano nel territorio, in modo tale anche da valorizzarli, che sono effettivamente imperdibili perché hanno una loro storia, anche se va magari valorizzata di più, va conosciuta meglio, e i castelli, sia quelli della Lombardia che anche quelli della Toscana, ovviamente devono essere... dovrebbero rientrare un pochino di più anche nei circuiti, diciamo, turistici più diffusi. Infatti, anche quando parliamo di Toscana, ovviamente la regione è una delle regioni più importanti del mondo a livello di patrimonio storico, artistico, insomma, le città d'arte più belle sono quasi tutte in Toscana. La parte dei castelli viene quasi sempre snobbata o comunque viene meno a essere epicentro nell'interesse turistico, anche perché molti dei castelli della Toscana non sono appunto lungo le grandi rotte turistiche, Firenze per dire, o Pisa, ma si trovano nell'entroterra, anche Siena ovviamente, nelle zone collinari, ovviamente per motivi anche di carattere logistico e storico, e quindi devono essere scoperti, devono essere indagati, bisogna andare a cercarseli, spesso e volentieri magari non sono neanche facilissimi da trovare per via dei collegamenti, non sono le grandi arterie, evidentemente le grandi autostrade, eccetera, no? Quindi si tratta di tutta una parte della Toscana sicuramente interessante da riscoprire e da valorizzare, ma la consideriamo sicuramente una Toscana niente affatto minore, perché in questi castelli, come nei luoghi da cui i castelli dipendevano, è passata effettivamente la grande storia, c'erano tanti personaggi storici anche importanti che hanno partecipato e hanno così
informato, possiamo dire, il territorio della loro presenza. Si tratta di castelli e quindi assolutamente importanti, dove la grande storia è stata fatta. Stiamo parlando di dinastie importanti. Adesso guardavo, sfogliando appunto il volume, noi parliamo della Lunigiana, dove ci sono ben 9 castelli, ce ne sarebbero anche di più, però anche qua il criterio di scelta è stato, come nel caso della Lombardia, la visitabilità, l'effettiva possibilità di essere visitato, perché questa è comunque prima di tutto una guida storico-artistica, ma anche una guida tra virgolette turistica. È bello conoscere un castello, ma è bello anche poterlo vedere e visitare, no? Quindi il desiderata dell'editore era anche quello di dover fornire uno strumento poi agile e utile a chi fosse poi interessato a verificare e a vedere, insomma, a toccare con mano questo patrimonio. Quindi castelli della Lunigiana sono tanti, sono tantissimi, come anche le Pievi, una volta erano più di 35, oggi ci sono rimaste solamente poche, molto stravolte anche a causa delle vicissitudini dei secoli. Lo stesso vale per i castelli, quindi ne abbiamo selezionati 9. Alcuni sono molto importanti e famosi, come per esempio il castello di Pontremoli, che tu, Maurizio, conosci molto bene, notissimo anche tra l'altro per un importante museo, il Museo delle Statue Stele, che è uno dei musei più visitati, insomma, interessanti di quella zona. La Lunigiana, devo dire, è un luogo che io amo molto perché, a parte motivi biografici, visto che mi trovo spesso alla Spezia per trovare i miei suoceri, ci passo, e quando posso, invece che andare al mare, che amo fino a un certo punto, mi butto letteralmente alla scoperta della Lunigiana nell'entroterra, e appunto è stata una scoperta continua in questi anni anche di un patrimonio che per primo loro conoscono poco, e si conosce poco anche a livello turistico, per quanto si facciano in quattro veramente per cercare di promuoverlo. Quindi questo strumento della guida ha anche un po' questo scopo. Sono 9 castelli soltanto della Lunigiana, messi in una sorta di circuito, vengono trattati, sono i primi tra l'altro a essere trattati nel testo. Lunigiana, provincia di Massa, quindi si tratta di una zona cuscinetto molto particolare, perché si incunea appunto tra la Toscana, l'Emilia Romagna e la Liguria stessa, quindi è una zona di confine, una zona estremamente particolare da tanti punti di vista, ricca di contaminazioni da tutti i punti di vista, anche quelle culinarie, se vogliamo, e aspetti anche questi non secondari, quindi un territorio assolutamente ricco e interessante che abbiamo cercato di raccontare in questo caso attraverso una delle dinastie più importanti, che è quella dei Malaspina, che lì era sostanzialmente sovrana, però si trattava di un vero e proprio stato territoriale anche in questo caso, sovraregionale. Se usiamo il termine regione applicato a un aspetto di tipo burocratico, no? Amministrativo, perché appunto i confini dello stato dei Malaspina trascendevano, diciamo, quelli dell'attuale regione toscana, della Lunigiana, per andare appunto a coinvolgere anche territori al di là dei confini stessi della regione in Emilia, quindi sugli Appennini fondamentalmente, e personaggi che hanno partecipato e hanno creato le vicende di questa regione sono molti, sono controversi, interessanti, figure anche molto importanti. Ovviamente io non mi sento di raccontarvi storie particolari, perché poi altrimenti non c'è più il gusto di andare a scoprirsele, però chiaramente si tratta di una dinastia nota ma non notissima, e che forse meriterebbe anche in questo caso di essere riscoperta per personalità anche di piuttosto controverse, ecco, anche un po' fegatacci, se vogliamo, alla Toscana, perché effettivamente meritano appunto con la loro personalità di far riparlare di sé. Ovviamente lì passava la via Francigena, c'è l'abbazia di San Caprasio ad Aulla, di cui ho parlato anche su Medioevo e in altri libri, un piccolo gioiello nascosto all'interno di una città che è stata largamente ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale per via dei bombardamenti, quindi abbiamo dato spazio anche a quelli. Per ogni castello ogni capitolo parla del castello, ma poi c'è una piccolo approfondimento a fianco che non tratta un altro castello quasi mai, ma suggerisce un'ulteriore meta vicina del territorio. Quindi nel caso appunto dell'abbazia di San Caprasio è stata inserita all'interno della trattazione della fortezza della Brunella ad Aulla, appunto, che è
appena fuori sull'altura. Una rocca, tra l'altro, che è legata alla memoria di Giovanni dalle Bande Nere. Mi chiederete perché, non ve lo dico, non lo potete leggere nel libro, ma effettivamente anche qua, appunto, in questo luogo, nessuno direbbe che sarebbe potuto passare un condottiero importante come questo, invece in realtà c'è passato e ha avuto anche un ruolo interessante. Lunigiana, quindi, luogo meraviglioso, secondo me, bellissimo, ricco di, appunto, chiese, abbazie e castelli, ma non solo. Un altro grande, diciamo, capitolo, sottocapitolo, se vogliamo, è rappresentato dalla provincia di Siena, quindi dal Chianti, dalla zona senese, che è ricchissima anche in questo caso di castelli, ce ne sono veramente tanti, forse la zona più ricca in assoluto, per motivi di carattere storico. Lì stiamo parlando di un luogo, insomma, anche qua di confine importantissimo, intanto per la presenza di una città notevole, straordinaria come Siena, ma anche per ovviamente le rivalità intestine che c'erano tra le grandi città toscane medievali e nello specifico con Firenze. Quindi abbiamo queste grandi città, Firenze, Pisa e Siena, che sostanzialmente vivono, ecco, di conflittualità accese tra di loro, e questo si rispecchia necessariamente anche nella costruzione di castelli sul territorio dove trovano la loro dimora ed esercitano il loro potere delle importanti famiglie che sono di origine alto medievale, alcune di schiatta, potremmo dire longobarda, comunque che si professano ancora di legge longobarda. Quindi personaggi importanti che fanno proprio la storia di queste città, del loro territorio, e che finiscono inevitabilmente per scontrarsi l'uno con l'altro. Quindi attraverso questi luoghi troviamo anche degli scenari importanti di battaglie, pensiamo alla battaglia di Campaldino, a quella di Montaperti, insomma ci sono queste storie anche che vengono narrate, ovviamente rispettivamente ai capitoli, ai luoghi dove si sono svolte. Ci sono figure anche di imperatori importanti, pensiamo al famoso Arrigo VII, l'Alto Arrigo citato anche da Dante, no? Che all'inizio del 300 scende in Italia per, insomma, come dice anche lo stesso Dante, ricorda anche lo stesso Dante, per cercare di riportare forse per l'ultima volta in auge il potere imperiale, per cercare di così ricondurre all'obbedienza questa turbolenta penisola fatta di tanti particolarismi, ma fallisce nel suo progetto, trovando la morte proprio in Toscana, e poi la sua salma viene trasportata in uno di questi castelli, nello specifico a Suvereto. Secondo, poi qua c'è tutta una ricerca che ho fatto anche relativamente alle fonti e alla storia proprio della traslazione della salma, no? Che era un evento che si verificava spessissimo, insomma, nel Medioevo, ogni qualvolta o quasi un sovrano moriva lontano dalla patria, no? C'era la necessità di ricoverare il corpo, di portarlo, insomma, al luogo di sepoltura, specie quando era fuori mano. In questo caso, come sappiamo tutti, Enrico fu poi sepolto nel Duomo di Pisa, però da quando morì a quando venne sepolto passò parecchio tempo, quindi era necessario trattare la salma, tra l'altro d'estate, e quindi il corteo, tra virgolette, della salma fece una serie di tappe intermedie, e durante queste tappe anche la salma fu trattata, quindi fu spiccata la testa dal busto, fu bollita per separarne appunto le ossa dalle carni, e poi addirittura le stesse ossa furono sottoposte a bruciamento, come dicono le fonti, per appunto conservarle e renderle appunto in uno stato che potesse essere tale da farle seppellire senza che si rovinassero completamente. Quindi, insomma, seguendo anche queste storie viene fuori evidentemente qualche aspetto diverso dal solito della storia, della vita quotidiana, delle usanze che erano presenti in epoca medievale, no? Anche in questo caso legati alla morte e alle cerimonie di sepoltura dei sovrani, degli imperatori. Molte curiosità. Anche alcuni gialli, poi sì, ci sono tanti altri castelli notissimi, come per esempio Radicofani,
la Dicofani, Ghino di Pacco, ovviamente, quindi tutta la leggenda relativa a questa specie di brigante gentiluomo, possiamo dire, che ha anche ispirato dei personaggi politici nel Novecento, no? Che si chiama, sì, Bettino Craxi, no? Vi ricordate che amava firmarsi con lo pseudonimo di Ghino di Tacco alcune volte, ma personaggi che comunque hanno lasciato una loro traccia nella storia. E poi, insomma, sì, ci sono dei luoghi, pensate, Poggi Bonsi, per esempio, che è un luogo centrale, insomma, della provincia della Toscana, Siena, ha ben quattro castelli, io ho trattato ben quattro castelli, quindi è un paese non grande, non grandissimo, insomma, non è una metropoli, non è neanche piccolo, però ha ben quattro luoghi trattati all'interno della guida. Sono frazioni, di fatto sarebbero, potremmo dire, anche dei paesi separati, però gravitano tutti su Poggi Bonsi e ovviamente qui parlando di Poggi Bonsi non si può non parlare ovviamente della Fortezza Medicea, ma anche di Poggio Imperiale, ma anche dell'archeodromo, no? Quindi parlando di quello che avviene anche di importante a Poggi Bonsi viene fatto e quello che si può fare di appoggio dopo aver visitato appunto la fortezza, bisogna ricordare c'è l'archeodromo che si può visitare e godersi insomma una giornata nell'alto, immersi nelle atmosfere dell'alto medioevo grazie a questo progetto bellissimo fatto dall'Università di Siena, dal professor Marco Valenti con il suo team di archeologi e di ricostruttori. E in pratica partendo dagli scavi archeologici di un villaggio carolingio, quindi del IX secolo, è stata fatta la ricostruzione poco distante rispetto agli scavi del villaggio stesso con tutte le strutture che sono state trovate, altre ne saranno credo ricostruite perché il progetto è in fieri oramai da qualche anno ed è un esempio plastico, credo, anche qua di, è importante, importantissimo, di valorizzazione del territorio a livello culturale, a livello storico, ma anche a livello turistico, perché poi parliamo di un'attrazione, se così si può definire, visto che molti amano questo termine, a me non piace molto, però attrazione sembra Disneyland, no? Ecco, in realtà non è questo lo spirito, ovviamente, però attrazione sempre è un'attrazione che richiama scuole, che richiama studenti, che richiama studenti universitari, che richiama anche pubblico, diciamo, generalista, normale, quindi insomma una perla, possiamo dire, non solo della ricostruzione e del lavoro archeologico e scientifico, e di divulgazione, ma anche turistico. E poi, insomma, tanti itinerari. C'è da dire che è stato difficile, per concludere anche il discorso, non tanto scegliere i castelli da trattare, perché erano molti, ma scegliere anche tutte le gite, le mete da fare in appoggio, perché veramente la Toscana è ricchissima di cose. È una regione straordinaria, meravigliosa, veramente con poche uguali al mondo, dove c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché anche solo parlando degli itinerari di carattere naturalistico ce ne sono tantissimi, molti anche fuori sempre dalle grandi rotte turistiche, quindi anche in questo caso da riscoprire, pensiamo al Grossetano, all'entroterra, alla Maremma, insomma ci sono anche. Ho scoperto, perché io stessa non conoscevo, dal punto di vista naturalistico, delle oasi importantissime che hanno una biodiversità, una fauna incredibile, specie di uccelli rari, piante difficili da trovare altrove, quindi veramente una miniera. E possiamo quindi dire che questo testo è utile al curioso, all'amante della storia, perché trova evidentemente di ciascun castello pane per i suoi denti, perché potrà leggersi la storia, la visita, anche gli highlight artistici, le attrattive, insomma, artistiche, quindi architettoniche, ma anche i capolavori pittorici e curiosi, insomma, che magari sono nascosti, gli affreschi, tante, tante, tante curiosità. Ma è utile anche a chi vuole fare del turismo alternativo, non a caso è inserito nella collana Altri Turismi, che ha proprio questo imprinting qua, questa impostazione, cioè voler fornire un turismo alternativo, più consapevole,
più anche a misura, io credo, di Duomo, no? Cioè non le grandi cose, piccole, dove però ci sono tantissime cose belle da apprezzare, anche magari con dei tempi meno frenetici, prendersi anche il tempo necessario, appunto, camminando spesso, no? Guardandosi intorno, godendo anche della bellezza dei paesaggi. Ci sono anche dei, come dicevo, dei belli itinerari anche di carattere naturalistico che si possono percorrere a piedi, facendo del trekking, mountain bike, o anche attività di carattere sportivo per chi è più dinamico, ecco, e quindi ama magari accoppiare l'aspetto, il nutrimento dell'ambiente a quello del corpo, no? Cioè, nel senso, fare una, come facevano gli antichi greci, no? della formazione completa dell'uomo, non soltanto sul piano culturale, ma anche la propria dimensione, realizzare la propria dimensione fisica e anche in questo caso sportiva, possiamo dire, no? Quindi c'è veramente tantissimo da vedere, da fare. Che dire di più? Non voglio svelarvi troppi segreti, quindi ho dato solo qualche accenno qua e là, personaggi, fatti, eventi, eccetera, perché penso che sia poi tutto da leggere, da scoprire. Ecco, questo testo è scritto in maniera molto, potremmo dire, divulgativa, quindi in maniera comprensibile, come solitamente cerco di fare, cerchiamo in questo caso, perché è libro a quattro mani, però ha tutte le informazioni necessarie per farsi un'idea veramente della storia passata in questi luoghi. Una cosa, un piccolo appunto di carattere metodologico, per la stesura di questo testo sono state consultate fonti di vario tipo. Si tratta di un lavoro con un approccio multidisciplinare, perché chiaramente si parla di storia in senso stretto, quindi documenti, attestazioni, quando il castello inizia a emergere dalle nebbie della storia, quando è attestato, qual è la sua storia, chi ci ha vissuto e cosa ha fatto, eccetera, ma anche poi aspetti di carattere archeologico, laddove necessario. Si è fatto accenno anche agli scavi che sono stati fatti nel corso del tempo, quindi a quelle che sono state le acquisizioni di carattere scientifico emerse, anche per quanto riguarda la cronologia, le strutture, via via dei singoli complessi, dei singoli castelli. Quindi in certi casi anche, possiamo dire, correggendo o comunque rivedendo alcune nozioni che sembravano acquisite o perlomeno che si trovano in rete e che in realtà poi si è scoperto, come spesso accade, che le cose non stanno esattamente così, perché ci sono degli studi che hanno approfondito e hanno dimostrato il contrario, o comunque hanno rimesso in una prospettiva differente delle nozioni che in realtà si pensavano già acquisite. Quindi archeologia, storia sicuramente, anche qualche accenno a usanze, evidentemente, storie, costumi e via dicendo. Ci sono anche degli accenni, come dicevo, a questioni relative a salme illustri, a morti illustri, e a delitti illustri, quindi anche in questo caso si è fatto riferimento invece alla letteratura medico-scientifica di riferimento. E poi ovviamente molta arte, molte curiosità, quindi anche in questo caso abbiamo fatto invece riferimento a bibliografia di carattere architettonica, architettonico-artistica, quindi spiegazioni anche, direi, di carattere iconografico sono state inserite in alcuni casi, quando ci sembrava interessante descrivere alcuni affreschi, alcuni cicli di affreschi o alcuni quadri o tele o pale d'altare che risultavano interessanti per molti aspetti anche da questo punto di vista. Quindi direi un po' tutto, ecco, è una sintesi, non è un libro lunghissimo perché sono 160 pagine, però molto denso, direi, di informazioni, e io credo che può essere sicuramente una lettura piacevole e stimolante, e non solo per i toscani, ma in generale per chi ama il Medioevo e chi ama la storia dei castelli. Penso che un lavoro così di sintesi agile, soprattutto di queste dimensioni, in giro non ci sia. Questo è un po' il primo, che entra appunto in questa collana che dicevo stiamo portando avanti con l'edizione del Capricorno, e che toccherà presto anche altre regioni. Se posso solo fare questo piccolo annuncio, la settimana prossima
tra 10 giorni all'incirca dovrebbe essere in distribuzione, sempre mio e di Mario, i 35 castelli imperdibili dell'Emilia-Romagna, quindi c'è la Lombardia, la Toscana, l'Emilia-Romagna, e poi stiamo andando avanti. Si spera che toccheremo anche altre regioni, ci sono molte storie da raccontare e noi ci proviamo, insomma, ecco, questo è un po' la filosofia che ci sta dietro, fare divulgazione, farla seria e cercare di appassionare, di interessare, di incuriosire e soprattutto di spingere le persone a visitare il nostro patrimonio culturale, il nostro patrimonio architettonico e artistico che è veramente immenso e spesso poco conosciuto. Bene Elena, grazie, ti ringrazio tantissimo. Ricordo il titolo, 35 castelli imperdibili della Toscana, di Elena Percivaldi e Mario Galloni, 160 pagine a 13 euro, quindi un motivo in più per acquistarlo, visto la sua economicità, pubblicato dall'edizione Il Capricorno e si può dire in libreria da oggi. Esatto, va bene. Grazie mille Maurizio, grazie agli amici di Italia Medievale, grazie a voi che avete avuto la pazienza di ascoltare e alla prossima. Sicuramente, sai che ti seguiamo e continueremo a farlo. Grazie anche grazie. A te. Grazie. Ciao bellezza, o piede nato chi plene soffir, e bene gran per lui demande figlie che avevo, volevo mari.